tra i tanti scritti si riprendono sempre i temi del nuovo capitalismo che si rinnova, ma da un altro punto di vista, non solo dal punto di vista economico, ma anche filosofico. Beh sì, il libro parte proprio da questa considerazione, che non si possa capire alcunché del capitalismo, della crisi economica che sta scuotendo le fondamenta della nostra civiltà, se non a partire dalla filosofia. E quindi partire col piede sbagliato, pensare che il capitalismo sia una questione tout court economica, è invece una questione filosofica. Io nel libro identifico il capitalismo con una metafisica della illimitatezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il capitalismo è la prima società della storia umana in cui regna sovrano il principio dell'illimitatezza, sempre di più. Tutto va bene purché ce ne sia sempre di più. Questa è la norma smisurata dell'accumulazione, del profitto illimitato ai danni della vita umana e del pianeta. Questo è in estrema sintesi il principio metafisico del capitalismo che oggi domina, potremmo dire, incontrastato. Oggi domina nella sua forma più dannosa per la vita umana. Il problema del capitalismo è anche un altro, si rinnova attraverso se stesso, ma soprattutto si pone come unico modello possibile, non vuole che ci siano altre pratiche all'infuori di esso e cerca in tutti i modi, attraverso insomma varie forme, di rinnovarsi. Questo è un problema che negli anni 70 è stato studiato magari, ma oggi è più presente che mai e assume sempre nuove forme. Sì, il capitalismo è una forma di totalitarismo diverso rispetto a quelli del passato. È, potremmo dire, un totalitarismo paradossalmente anarchico. Questo l'aveva già capito bene Pasolini. Il potere diventa anarchico con il capitalismo. Non c'è una norma, diciamo, rigida, una morale che ti venga imposta. Puoi fare tutto quello che vuoi, a patto, ripeto, che ce ne sia sempre di più, no? Sempre di più. Una ricerca smisurata dell'oltre, sempre. Quindi il capitalismo, da questo punto di vista, è, potremmo dire, una forma totalitaria e al tempo stesso non disciplinare, anzi permissiva, che disarticola ogni etica, ogni religione, ogni morale, proprio perché religione, etica e morale hanno pur sempre delle barriere da opporre al principio della mercificazione totale su cui si regge il capitalismo. No, nel capitalismo, paradossalmente, e qui sta uno dei tratti diciamo che più ha fatto discutere anche del mio libro, il capitalismo oggi è paradossalmente il 68 realizzato. Vietato vietare, non esiste l'autorità, cioè tutti i motti della stagione del 68 si realizzano oggi perversamente nella società capitalistica in cui puoi fare tutto quello che vuoi illimitatamente a patto che tu abbia l'equivalente monetario per poterlo fare. E viene ripreso anche un aspetto molto importante, ovvero che la sinistra magari diventa paradossalmente di destra, nel senso che tutte le lotte del 68, nel periodo storico del 68, si trasformano. È importante anche un passaggio, ovvero quello di quando i famosi intellettuali di sinistra, i famosi borghesi poi di sinistra, non si rappresentano, nel senso non dovrebbero essere di sinistra, ma lo sono. Perché? Il capitalismo in quanto totalitario non è di destra. Direi che in quanto totalitario occupa, totalizza l'intero scenario politico. Più precisamente io nel libro sostengo che il capitalismo è economicamente di destra, poiché si caratterizza per la liberalizzazione selvaggia e sfrenata di tutto, per la rimozione coatta del welfare state, per la trasformazione in merce di ciò che fino a ieri erano beni privati, la sanità, l'acqua e così via. Politicamente si riproduce al centro, giacché oggi le ali estreme della politica vengono spazzate via e sostituite da interscambiabili partiti di centrodestra e di centrosinistra, PD e PDL, che dicono la stessa cosa e sono opposti su tutto fuorché nelle questioni rilevanti. E poi culturalmente il capitalismo si riproduce a sinistra dal 68, perché dal 68 la sinistra si identifica in quella lotta contro i valori borghesi, religiosi, etici, che guarda caso è il capitalismo stesso a mettere progressivamente in congedo perché incompatibili con la sua logica di mercificazione universale.
Pensiamo ad esempio al fatto che la sinistra dal 68 ad oggi continua a opporsi alla famiglia, all'idea di una scuola basata sull'idea della grandiosa riforma Gentile che abbiamo avuto in Italia, quando è il capitalismo stesso a promuovere la disgregazione della famiglia, la disgregazione della scuola sostituita dall'idea di un'impresa con presidi managers, debiti e crediti nelle scuole e così via. Quindi relativismo, nichilismo, scetticismo, lotta contro l'autorità sono i valori della sinistra e del capitalismo a partire dal 68. La sinistra in questo lavora per il re di Prussia, potremmo dire, cioè appunto è del tutto fedele alle logiche di riproduzione del capitalismo. Non c'è quindi speranza che il superamento del capitalismo possa arrivare da sinistra. Anche e soprattutto in virtù del fatto che, come appunto dicevamo prima, probabilmente c'è un interesse da parte, arriva un momento in cui le persone benestanti, diciamo così, vogliono diventare di sinistra. Noi abbiamo anche visto, come lei ha più volte ripreso, Bloch, quando appunto affermava questo. E oggi il punto, diciamo così, di contraddizione sta nel fatto che l'ideologia del progresso è di sinistra. Ma questa ideologia del progresso, cioè l'idea che identifica la modernizzazione capitalistica con qualcosa di positivo in sé, è un'ideologia capitalistica a tutti gli effetti. Quindi non è dato superare il capitalismo a sinistra, come già dicevo, perché la sinistra è il luogo di riproduzione culturale del capitalismo. Paradossalmente, se oggi Carlo Marx fosse ancora vivo, non sarebbe di sinistra, nel senso che le sue idee non potrebbero trovare alcuna riproduzione, alcuna collocazione a sinistra, no? Per la sinistra il problema è sempre solo Silvio Berlusconi, piuttosto che l'emancipazione del singolo individuo all'ombra del sociale. Cioè appunto valori che non hanno nulla a che fare con l'opposizione al capitalismo. C'è anche da dire che chi dovrebbe combattere, tra virgolette, tutte queste pratiche viene alienato, nel senso abbiamo parlato anche di intellettuali che anche di sinistra non riescono a portare avanti determinate pratiche perché, tra virgolette, non vendono, cioè andare contro il sistema paradossalmente non riuscirebbe a far andare avanti perché quello che loro contestano alla fine li fa sopravvivere, diciamo così. Beh, gli intellettuali, almeno così come li intendo io nel libro, sono un ceto sociale del tutto organico alla riproduzione del capitalismo. Gli intellettuali oggi hanno il solo obiettivo di dire che il mondo così com'è è intrasformabile. E qui non parlo degli intellettuali più volgari, quelli che dicono che il capitalismo è il miglior mondo possibile. Qui parlo di quelli che in maniera più fine dicono, per parlare in termini chiari, che il capitalismo è osceno, orribile, schifoso, ma non può essere trasformato. No? Spesso loro parlano di tecnica, questi intellettuali, e scrivono sulle prime pagine del Corriere della Sera o di Repubblica, e appunto neutralizzano la loro stessa critica dicendo che l'oggetto criticato non è trasformabile. No? Sono quelli che io nel libro, richiamandomi al grande Lukács, definisco gli intellettuali del grande hotel abisso. Si affacciano a vedere l'abisso e si ritraggono impauriti nelle loro lussuose stanze d'albergo. Questa è oggi la situazione, per cui se tu mi chiedessi pensi di essere un intellettuale, io risponderei di no. Gli intellettuali sono esattamente ciò contro cui lotto. È una stupenda affermazione, ma come poter andare oltre tutto questo, attraverso magari dei valori condivisi, ma come, diciamo, nella realtà concretizzarli, come poter fare? Beh, anzitutto, come diceva Hegel, la via maestra in filosofia è pensare con la propria testa, quindi sottrarsi ai dogmi di destra, di centro e di sinistra e provare a pensare nuove soluzioni e nuove problematizzazioni anche della realtà in cui siamo. Oggi, se si continua a interpretare la realtà tramite categorie logore come fascisti, antifascisti, comunisti, anticomunisti, destra, sinistra, atei, credenti e mille altre dicotomie che potrei citare, non se ne esce, non si capisce nulla. Bisogna, come dire, significa perdere ancora prima di giocare, significa accettare le carte del nemico, perché è il nemico stesso che ha interesse a far credere che la contraddizione sia il fascismo, il comunismo, la destra e la sinistra. La contraddizione sta nel capitalismo, questo è il punto. Capito questo, poi si può provare a riarticolare un discorso politico su nuove categorie. Per cui questo libro che ho scritto non è né di destra né di sinistra, né ateo né credente, ma è un libro che pone il problema del capitalismo, che è un problema che occorre riaffrontare seriamente in maniera spregiudicata con nuove mappe.
Diego Fusaro è noto anche per aver, tra i tanti scritti, ripreso tanto Marx, riadattandolo ai giorni nostri, sempre in maniera critica ma costruttiva, magari rispetto a tanti altri studiosi. Marx oggi, abbiamo detto, non si riconoscerebbe magari nei valori concreti della sinistra, ma Marx oggi cosa farebbe secondo lei? Marx oggi anzitutto ci ricorderebbe che il capitalismo non è un destino, perché il paradosso del nostro tempo è che il capitalismo sempre più diffusamente, a destra come a sinistra, viene pensato come un destino intrascendibile, come se fosse un mondo non superabile, laddove invece tutto il pensiero di Marx, come è noto, viene maturando sulla convinzione che il capitalismo possa essere superato per via rivoluzionaria, vuoi in forza delle contraddizioni del capitalismo stesso, vuoi in forza della capacità umana, che Marx chiama prassi trasformatrice, di trasformare appunto la realtà. Io penso che da Marx oggi si tratti di ripartire, e non dico ritornare perché sennò sarebbe un'operazione puramente nostalgica, bisogna ripartire da Marx e dal suo progetto, potremmo dire duplice e sinergico, di critica glaciale del presente capitalistico e di perseguimento di una ulteriorità nobilitante rispetto al capitalismo stesso. Abbiamo accennato a Pasolini, magari anche rispetto alla sua critica preveggente, periodo storico, gli anni 70, in cui anche prende piede tutte quelle tesi avanzate da Foucault, e che sembravano poter in qualche modo far capire, sempre a livello anche europeo, di non seguire magari determinati aspetti neoliberisti americani. Poi cos'è cambiato? Perché siamo stati inglobati così tanto? Dopo l'89 sono riesplosi endemicamente i conflitti e stiamo oggi vivendo di fatto in una nuova forma di colonialismo imperialistico, chiamato pudicamente globalizzazione, con cui l'unica cultura dominante pretende di imporsi come l'unica valida e legittima, no? Ma la cultura per esistere deve essere al plurale, ovviamente, non può esistere se ce n'è una sola, no? E l'unica cultura che oggi vuole imporsi è quella che ti impone di parlare inglese, che ti stordisce con canzoni in inglese sulla radio e così via. Per cui oggi, in tema di recupero di, potremmo dire, di coscienza politica e di coscienza della possibile trasformazione, direi che bisogna ripartire dall'idea di trasformare il mondo, cioè di superare il capitalismo, e la prima mossa da fare, per dare anche delle indicazioni pratiche legate al nostro oggi, consiste nell'uscire dall'Europa, secondo me. Uscire dall'Europa e dall'euro subito, perché l'euro così com'è serve esattamente a imporre un modello di capitalismo di tipo americano, senza welfare state, senza quei diritti sociali che in Europa abbiamo avuto grazie alle conquiste guadagnate sul campo con la lotta di classe e con la coscienza acquisita lottando. Per cui, se questa è l'Europa, che io definisco eurocrazia, si tratta di uscirne. Per cui ben vengano i partiti che, come quello di Beppe Grillo, almeno hanno il merito di mettere a tema il problema dell'euro, laddove invece il PD, da questo punto di vista, è il fronte avanzato dell'avanzamento capitalistico, no? Il capitalismo è il PD di fatto oggi in Italia, nel luogo in cui si riproduce più direttamente. C'è stato un periodo all'inizio degli anni 90 dove sembrava invece, probabilmente occultata, fosse cambiato il modo di ragionare, nel senso che dava più importanza alle realtà particolari del nostro territorio, il boom dei verdi. Poi anche loro sono stati inglobati da questo tipo di sinistra, per cui probabilmente quando si cerca di andare a superare determinati ostacoli, determinati ambiti, c'è sempre chi al vertice cambia rotta. Certamente, il problema è che anche in questo caso bisogna individuare le contraddizioni primarie e quelle secondarie. Ci sono mille micro lotte di per sé nobili in nome dell'ecologia, in nome della questione femminile, in nome delle minoranze e così via. Tutte questioni degne e anzi necessarie, ma al tempo stesso rischiano di frammentare la coscienza della contraddizione, cioè di perdere di vista quella che è e che resta la prima e più grande contraddizione da cui tutte le altre discendono, che è la contraddizione capitalistica, il nesso
di forza capitalistico, potremmo dire. Dato che per la sinistra questo nesso di forza capitalistico non è un problema, è evidente che la sinistra non può mai mettere a tema il superamento del capitalismo. In questo dico una cosa che poi nel libro è meglio argomentata, cioè il fatto che l'anti-berlusconismo è servito per 20 anni alla sinistra a cambiare il proprio profilo culturale e passare dalla questione sociale dell'anticapitalismo e della ricerca dell'emancipazione di tutti alla questione invece morale, civile, alla questione della onestà intellettuale e etica dei singoli attori sociali, dimenticando in maniera tutt'altro che ideologicamente neutra il fatto che il problema non è il rispetto delle regole. Il problema sono le regole stesse, che sono regole che scaturiscono dal modo della produzione capitalistica, avrebbe detto Marx, e quindi sono regole capitalistiche in quanto tali sbagliate. E probabilmente nel processo produttivo tutte queste contraddizioni emergono anche quando c'è chi apparentemente è all'opposizione di tutto questo, e questo fa anche comodo nel processo produttivo perché dà la possibilità di giustificarsi. Beh, certamente, oggi direi che la politica è un teatro vitreo in cui si mostra un'opposizione che in realtà non c'è. Appunto, dietro l'opposizione fra destra e sinistra, tra berlusconiani e anti-berlusconiani, ci sta sempre solo la stessa cosa, cioè la finta opposizione che nasconde l'assolutismo del capitalismo, no? Destra e sinistra sono, ripeto, contrapposte su tutto fuorché sulle questioni rilevanti, no? Ad esempio, pongo una domanda: avete mai sentito un confronto tra destra e sinistra sul mercato stesso o ad esempio sulla presenza indecente delle basi americane in Italia? Niente affatto, si discute solo su questioni del tutto secondarie come tenere il crocifisso o toglierlo, dove ovviamente è giusto tenerlo in quanto è un simbolo della nostra tradizione occidentale e così via, no? Cioè, questo è il punto fondamentale. Anche come abbiamo detto prima, perché magari la sinistra tende a non guardare quelle che sono le sue priorità teoriche, cioè il welfare state, l'anti-privatizzazione di qualsiasi cosa. Chiudiamo parlando in senso ampio di questo libro, per cui anche riscoprire attraverso le idee e la filosofia le pratiche da realizzare per superare il capitalismo, perché di fatto non è vero come ci viene fatto credere che è impossibile, anzi più che mai in questo periodo potrebbe essere davvero un periodo di rottura positivo se soltanto lo capissimo e lo volessimo realmente. Sì, il problema appunto è la soluzione, come uscire dal capitalismo. La filosofia da sempre si caratterizza per l'idea dell'unione della verità alla libertà. Fin dal gesto della caverna platonica, la verità ti rende libero. Ora, oggi questa verità che rende liberi, secondo me, sta, e l'ho tematizzato nel libro, sta nel fatto che la sola forza in grado di permetterci l'esodo dal capitalismo è lo Stato. La forza di uno Stato etico, organizzato come potenza politica sovrana, in grado di porre un freno, un argine e un limite alla potenza transnazionale del mercato e dell'economia. Si tratta appunto, per questo oggi, tra parentesi, lo Stato oggi non può mai essere citato, no? Tu puoi parlare di rivoluzione, di internazionalismo, ma mai dello Stato nazionale, che subito viene etichettato come stalinista o come nazista, no? Laddove invece uno può benissimo far valere una funzione dello Stato che nulla ha a che fare con Stalin o con Hitler, ovviamente. Oggi lo Stato può servire esattamente a garantire una sorta di welfare state che sta sparendo. Questo è il punto fondamentale. Lo Stato ha una funzione rivoluzionaria da questo punto di vista. Pensa al fatto che, mi pare 2 anni fa, quel calzificio di Bologna, OMS, ha chiuso perché ha portato la propria attività in Serbia, dove gli stipendi costano meno. Ora, uno Stato, come si deve, avrebbe impedito questo, perché appunto deve difendere i lavoratori del suo paese contro le leggi del mercato transnazionale. Per cui si tratta di utilizzare lo Stato in funzione rivoluzionaria.